Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte, dopo aver sconfitto Misty, andremo al villaggio nascosto per aggiungere alla nostra squadra il Bulbasaur di Ash, esattamente l'iconico Bulbasaur del cartone dei Pokémon, che inizia a seguire Ash dopo quella fantastica battaglia contro Pikachu. Allora, per accedere al villaggio nascosto bisogna andare qui sotto Celestopoli e entrare in questi alberi. Infatti è un villaggio nascosto, l'entrata ovviamente non è segnalata. E abbiamo un bel po' di erba, eh? Qui tra l'altro abbiamo una bacca nascosta. Qui si può anche non entrare nell'erba. Qui abbiamo un'altra bacca nascosta. Ecco qua. Aha, Pokémon selvatico. Un Weeping Bell, attenzione. Sarebbe interessante da catturare. Usiamo uno Psybeam, dovrebbe essere super efficace, esatto. Dai, perché me lo avveleni? Sei proprio stronzo, Weeping Bell, proprio stronzo. Usiamo uno Sleep Powder. Ah, è vero, non ha effetto su un Pokémon tipo erba, sono stupido. Vabbè, lo sta letteralmente distruggendo. A questo punto usiamo una raffica. Se no lo ammazzo proviamo a catturarlo, se no niente. Ok, ma via. Ci prendiamo l'esperienza. L'esperienza che va più che bene. Ok, Big Root. Ottimo, che era grande radice, se non sbaglio. Eccola qua. Cambiamo Pokémon davanti e mettiamo Pidgeotto. Aha, altro Pokémon. Vediamo che troviamo, eh. Un altro Weeping Bell. Questa volta a livello 11, molto più scarso del precedente. Usiamo una raffica, dovrebbe ucciderlo. Non lo ammazza, a questo punto proviamo a catturarlo. Catturiamolo, va. Un Weeping Bell potrebbe sempre far comodo. No, non diciamo cavolate, un Weeping Bell non farà mai comodo. Anche perché i Pokémon che catturo extra non li voglio usare. Voglio usare solo quelli che Ash usa durante l'anime. Durante il cartone animato. Però se il gentile Weeping Bell ci facesse il favore di entrare nella Pokéball senza troppe storie, sarebbe anche meglio. Però ecco, voglio catturare altri Pokémon per cercare di completare il Pokédex. Ora vedete, cioè, Pidgeotto morirà, perché questo Weeping Bell del cazzo non entra. Scusate la parolaccia. Guarda, guarda! Ma cos'è sto Weeping Bell? Cioè, fa davvero morire il nostro Pidgeotto? Usiamo la Ultra Ball, mi sembra un po' eccessiva. Dai, forza Weeping Bell, entra, per favore. Dai, dai, dai. Oh! Finalmente abbiamo catturato questo Weeping Bell. E il nostro Pidgeotto è salito a livello, a livello 17, sì, buonanotte, livello 217. Ok. Curiamo un attimo il nostro... il nostro Pidgeotto, forse no. Dai, non sprechiamo questa super pozione, teniamocela. Allora, qui abbiamo un'altra bacca nascosta, la Loonberry. Vediamo un po'. Altra erba alta che non possiamo evitare. Chi esce un Paras. Interessante Paras, eh. Interessante. Usiamo un Gust e se sopravvive proviamo a catturare anche lui. Niente, lui invece muore. Addio Paras. Ecco, siamo entrati nell'Hidden Village, che se ricordate è un posto dove i Pokémon più deboli si sentono tranquilli, tranquilli appunto, liberi dal pericolo degli allenatori, e li stiamo sterminando e catturando in continuazione. GG Ash, bravo. Ah, ci prendiamo la nostra vendetta? Eh? Ci prendiamo la nostra vendetta su questi Weeping Bell maledetti? Cosa un Powder? Niente, ha voluto avvelenarmi anche questo. L'unica cosa che possono fare questi Weeping Bell è avvelenare la gente, però noi lo ammazziamo e ci prendiamo un po' di esperienza. Infatti, livello 18. Qui abbiamo l'ultimo strumento nascosto di questa zona. Ed infine ecco la ragazza che ci dà Bulbasaur, parliamo con lei. Guardate qua, intanto siamo io e Bulbasaur, tutti fieri. I care a lot about this forest and the Pokémon living inside it, lei... ci tiene molto questa foresta e i Pokémon che ci vivono. E noi però parliamo con Bulbasaur. Bulbasaur, questo Bulbasaur si prende cura del villaggio insieme a me. Comunque, vorrei che Bulbasaur
facesse esperienza in giro per il mondo, avesse esperienza nel mondo esterno. Vorresti prendere Bulbasaur con te? Ovviamente sì. Eccoci qua. Non diamo un nickname a Bulbasaur. Diamo subito invece un'occhiata a Bulbasaur. Summary, livello 12. Ovviamente erba, veleno. Natura docile, che è la stessa natura di Pidgeotto, quindi è una natura neutra, che va bene. Va bene. Overgrow come abilità, ok. E come mosse ha azione, frustata, foglie lama e parassi seme. Direi niente male, niente male. Lo mettiamo davanti e inizieremo ad allenarlo. Qui abbiamo anche l'Everstone, la pietra stante, che daremo. Vediamo un po', andiamo a dare a qualcuno che non vogliamo che si evolva, ovvero Bulbasaur. Dov'è? Eccola qua. Diamola. Così non dovremo ogni volta premere B per annullare l'evoluzione. Lo faremo evolvere solo quando vogliamo noi. Head east here to reach route 24. Vai qui per raggiungere il percorso 24. E qui è un po' un casino ora perché abbiamo una marea di Pokémon messi malissimo. Allora, vediamo di magari usare un antidoto se ce l'abbiamo. Ok, abbiamo un antidoto, lo useremo su Pidgeotto. E la super pozione la useremo anch'essa su Pidgeotto. Ok, e vediamo di iniziare ad allenare questo Bulbasaur. Allora, contro piglia mosca andiamo, dai, andiamo contro piglia mosca. Vai, vai, vai. Iniziamo a battere un po' di questi allenatori, dato che comunque il video è durato molto poco, non mi sembra il caso di finirlo qui. Ok, Bulbasaur contro Beedrill mi sa che farà una brutta fine. Quindi cambiamo immediatamente Pokémon e mandiamo Pidgeotto. Ok, per fortuna ho usato Ira e non attacchi che avvelenano. Io invece vado di Raffika e questo dovrebbe fargli parecchio male. Rage farà sempre più danno, bisogna stare attenti. Peccato che non sia morto. Più che attacchi. Perfetto, Bulbasaur già a livello 14. Questo Beedrill ci ha dato un sacco di esperienza. Rimandiamo in campo Bulbasaur. Contro Paras. Andiamo Butterfree contro Paras. Con un paio di Raffiche dovrebbe distruggere tutto. Oppure con uno Psybeam. Potremmo fare Psybeam. No, ok, era meglio Raffica. Ah, Paras si recupera HP. Aia, questo non ci voleva. Proviamo con una Raffica, vediamo se riusciamo a tirarlo giù. Ok, fortunatamente è andato. Bulbasaur dovrebbe imparare Poison Powder. Vabbè, al posto di Vine Whip, che è assolutamente inutile avendo foglie lama. Sleep Powder no. Ok. Manda in campo Butterfree. A questo punto mandiamo Bulbasaur. Di nuovo. E poi switchiamo Pidgeotto. Vai Pidgeotto. Che cacchio, l'ha paralizzato, merda. E ci usa anche confusione. Fortunatamente Pidgeotto riesce ad attaccare. Un'altra confusione. E Pidgeotto attacca di nuovo, grande Pidgeotto. Questi sono altri punti succosi, eh. Ottimo così. Non ho letto chi mandava in campo, ma noi mandiamo comunque Bulbasaur. Ah, un Metapod, perfetto. Perfetto per far fare un po' di esperienza al nostro Bulbasaur. Quanto li faccio con foglie lama? Pochissimo. Però con foglie lama ho un brutto colpo probabile, quindi usiamo comunque foglie lama. Che se parte il brutto colpo gli facciamo un bordello di male. Eccolo, appunto. Cosa gli avevo detto? Tac. Eh sì, continua a rafforzarti. O continuerò a ucciderti.
Perfetto. Olè. Andiamo a battere anche questa pupa. Ah, ma ne campo un Pidgey. Attenzione, ok. Pidgey contro Bulbasaur non è una buona mossa. Switchiamo immediatamente Pikachu. Ok, lui usa Quick Attack. E noi gli usiamo un Electro Ball. Dovrebbe bastare. Esattamente. Bulbasaur a livello 17. E manda in campo un Oddish. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeotto. Vediamo se riusciamo ad abbatterlo con una sola raffica. Dovremmo riuscire in teoria, eh. Vai. È comunque più veloce di lui. No, niente, non riusciamo ad abbatterlo con una sola raffica, però due riescono. Ottimo. Continuiamo a far prendere esperienza a Pidgeotto, che è uno dei nostri Pokémon comunque più forti. Bellsprout, lasciamo dentro Pidgeotto. E su di lui invece una raffica basta perché ha molta meno difesa. Perfetto. Sfidiamo anche questo bullo. Pam pam. Paraparabam. Con un Weeping Bell. Oddio, Weeping Bell. Infame di un Weeping Bell. Qua. Leech Seed. Ah, non possono colpirsi giustamente null'altro questi. A questo punto andiamo con Tackle. Piano piano lo tireremo giù, eh. Ah, però lui usa Wrap, cacchio. Wrap è tosta, eh. Perché noi ora non possiamo sostituirlo, sbaglio. Vediamo. Mi sa che non possiamo sostituirlo, eh. Infatti. Dannazione. Proviamo con Razor Leaf. Quanto li facciamo? Li facciamo pochissimo. Cacchio, questo è un Pokémon davvero tosto. Da tirar giù per Bulbasaur. Certo, se ce la fa da solo prende tipo un altro livello subito. Vai, vai, vai. In caso useremo... Ah, non abbiamo però niente da... da dargli per curarlo, eh. Dannazione. È una sfida all'ultimo sangue questa. No, mi sa che vince lui. Ah no, ok. Ha vinto Bulbasaur. E come vi dicevo, un livello diretto. Seed Bomb è interessante, eh. Seed Bomb può essere interessante. 80 di potenza contro 55 qui di foglie lama. Tackle direi che lo potrei tenere comunque, perché è comunque una mossa di tipo normale che può essere utile. Leech Seed lo tengo. Poison Powder. La combo Leech Seed Poison Powder è fortissima, quindi la tengo comunque. Togliamo Tackle, dai, togliamo Tackle. Ok. Cavolo, ci sono tantissimi allenatori comunque. Mannaggia. Usiamo magari una bacca. Sono delle bacche. Ecco qua, Oranberry. Usiamola su Bulbasaur. Ecco fatto. E andiamo a battere questa pupa. Piano piano riusciremo a batterli tutti, eh. Sicuro. Un Graveler? What? Davvero? E questo dovrebbe andare giù abbastanza facilmente in realtà con Seed Bomb. Ah, vigore. No. No, mi sa che muore. Sì. Niente. Abbiamo sprecato anche una bacca. Perché... quel dannato Graveler aveva vigore. Niente, usiamo Quick Attack. Pikachu prenderà un bordello di punti esperienza, mentre Bulbasaur rimarrà un po' indietro. Un Cubone. Contro Cubone ci sarebbe servito Bulbasaur. Lasciamo a questo punto Pikachu e andiamo con Double Kick. Che non ritoglie quasi nulla. Però noi continuiamo con Double Kick, che è la nostra migliore mossa contro di lui. Aia, buon merang. Oh, fortunatamente l'ha missato. Ok, con il prossimo dovremmo ammazzarlo, però lui ci fa un bordello di danno, davvero. Ok. Bene. Livello 20. E Lady Giselle è stata battuta. Noi possiamo magari passare qui dietro.
Evitare questi allenatori di arrivare a un centro Pokémon. Ok, sì. Uff. Andiamo a curarci subito. Ecco fatto. Andiamo a finire di battere quei Pokémon, quegli allenatori infami. Ecco fatto, vai. Finiamo di batterli. Ok, lui manda in campo Oddish. Noi Bulbasaur. Vai Butterfree. Già che usa Wisdom Spore, va bene. Va bene comunque. Psybeam dovrebbe essere super efficace, esatto. Vai, Psybeam. Non siamo mai rimasti paralizzati per ora, strano. Ho un altro Oddish, lasciamo Butterfree. Vai, Psybeam. Ora siamo rimasti paralizzati, appunto. Ho parlato, Ho parlato. Vai, Psybeam. E un altro Oddish. A questo punto mandiamo in campo PG8. Vai con Raffica. PG8 davvero, cioè volevo dire, Oddish ha davvero tanta difesa, eh. Aspettiamo che si svegli. Che si è svegliato subito, meglio per noi. Però l'ha paralizzato. Noi usiamo Quick Attack. E via. E PG8 a livello 20. Niente, abbiamo già due dei nostri Pokémon paralizzati. Andiamo bene. Sfidiamo questo campeggista. Poi, una volta battuti questi. Con zio con Raticate. Una volta battuti questi allenatori, il video finirà perché giustamente stanno andando un po' troppo per le lunghe. Andiamo con semitraglia. O semibomba, meglio. Ok, semibomba davvero forte. Bulbasaur a livello 19. E un Ekans. Contro Ekans, mandiamo Pikachu. Eccolo qua, la Poekans Thunderbolt. Peccato che non sia morto. Quick Attack. Ed ora andiamo a prendere quest'altro campeggista che ci eravamo lasciati indietro. Con un Mankey. Interessante, ok. Con un Semibomba dovrebbe bastare. Vai. Ah, lui usa Scoriate. Fortunatamente mi ha colpito solo due volte. Ok, è veloce questo Mankey, eh. Seismic Toss ci ha distrutti. Ci ha disintegrato Bulbasaur. Mandiamo PG8. Vai con PG8 e con Gust, dovrebbe bastare. Ecco fatto. Non ho preso nemmeno così tanti punti esperienza in realtà. Parliamo a questo bullo. Ed è l'ultimo allenatore del percorso. Jinx, really? Livello 2, tra l'altro. Che per cosa? Vabbè, è Gust e dovrebbe andare giù. Boh, questo probabilmente lo fanno per il Pokédex. O forse era qualcuno che Ash aveva incontrato nell'anime di cui io non ricordo. Che qui sopra non possiamo andare, se non sbaglio, esatto. Olè, ora non piove più. Andiamo nel centro Pokémon e curiamoci. Perfetto. Depositiamo il nostro Weeping Bell che non ci serve. L'abbiamo catturato solo per il Pokédex. Vai. Oh, Emeo ha preso una iperpozione. Andiamo immediatamente a prenderla. Grazie all'abilità raccolta. Take. Iperpozione non è mica male, eh. E dopo aver preso anche Bulbasaur, questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dai, lascia il sphere, è tutto, al prossimo video.